Abbiamo appena avuto notizia di un'imponente esplosione vulcanica. Un giorno il mondo cesserà di esistere. Si prevede che l'oggetto colpirà la Terra entro 5 ore. Il virus è considerato altamente contagioso. Se accusate uno dei seguenti sintomi: voci non ancora confermate parlano di una gigantesca onda che sta attraversando l'Atlantico. Qual è la cosa peggiore che potrebbe accadere in un solo giorno? I direttori del progetto hanno annunciato di voler procedere con l'esperimento. Questo potrebbe causare la distruzione del pianeta Terra. 4, 3, 2, 1. Il giorno dell'Apocalisse. Salve, qui è il dottor Howell. Lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Grazie. Ciao Rob, ci sei? Senti, abbiamo un grosso problema. Non so se hai già visto il telegiornale, ma ci sono centinaia di contestatori qui fuori. Se non lo facciamo oggi, non lo faremo mai più. Per favore, salta sul primo aereo per New York. Ehi, ciao Ernie. Allora, dimmi. Contestatori sono stati arrestati durante una dimostrazione contro il nuovissimo centro sperimentale della TBM situato in una località. Sì, ho capito. Degli Stati. Sì, lo stanno trasmettendo anche adesso. Le persone si sono riunite per protestare contro quello che viene considerato il più grande acceleratore di particelle del mondo. Il nuovo impianto costruito appositamente, certo, sì, per lo studio è alquanto rischioso aspettare della natura, è al centro di una violenta controversia dal giorno in cui un gruppo di ambientalisti ha manifestato la paura che le energie da esso create potrebbero causare la distruzione del nostro. Guarda, sto per partire, iniziamo appena arrivo. Paura infondata. Ciao Ernie. A detta del direttore del centro. I media adorano le storie sulla fine del mondo, perché il sensazionalismo paga sempre, ma nel mondo scientifico reale le possibilità che un esperimento fallisca sono minime. Ma per i contestatori le possibilità non sono così minime. Parecchi ipotizzano un disastro globale in futuro qualora l'acceleratore venisse messo in funzione. Esasperati dal terrore di una catastrofe globale, i contestatori hanno aggredito alcuni scienziati mentre si recavano a New York per l'esperimento. Nonostante gli attacchi dei contestatori, i direttori del progetto hanno manifestato la loro determinazione a procedere con l'esperimento rispettando le scadenze previste. Molti scienziati da diverse parti del mondo sono già arrivati a New York, quindi non è da escludere che proprio oggi verrà effettuato il test. Buongiorno. Dove andiamo? All'aeroporto, grazie. La possibilità che qualcosa vada storto è molto, molto remota. Dove va di bello? New York. Lavoro o vacanza? Lavoro. In teoria tutto è possibile. Ad esempio, vi sono alcuni scienziati che sostengono la teoria di universi paralleli in cui esistono versioni differenti del nostro giorno. È più facile che il mondo finisca colpito da una gigantesca meteora o per una devastante epidemia piuttosto che dal nostro esperimento. Forza, signora! Gentili ascoltatori, buongiorno. C'è appena pervenuta la notizia non confermata della violenta eruzione di un vulcano sull'isola di La Palma. Alcuni testimoni raccontano di aver visto un'immensa nuvola di fumo
Da studi recenti risulta che una violenta eruzione del vulcano potrebbe causare l'inabissamento di una vasta area e alcuni esperti sostengono che questo evento potrebbe anche generare una gigantesca onda anomala. Tutti i passeggeri alla Palma sono pregati di recarsi al banco informazioni, grazie. La notizia non confermata è quella di una gigantesca onda che starebbe attraversando l'Atlantico. La Guardia Costiera ha attivato un piano di emergenza in seguito ai numerosi SOS inviati da imbarcazioni al largo delle isole Azzorre. Guardia Costiera inglese, avanti. Mayday, mayday, qui è Golf 7 Bravo 6 Alfa, la mia posizione è 401025 Nord e 0333541 Ovest. Ok, ricevuto. Quante persone ci sono a bordo? Non ho capito, la ricezione è molto disturbata. Vedo un'onda enorme avvicinarsi. Tra breve ci travolgerà. Salve. Salve. Il volo delle 10 per New York, c'è ancora? Mi spiace, ha già imbarcato. C'è un altro volo in mattinata? Sì, e non dovrà aspettare molto. Partenza 11.10, uscita 13. Grazie. Di niente. Si pensa che l'onda gigante o mega tsunami sia la conseguenza di un'imponente eruzione vulcanica che oggi ha avuto luogo nella frequentatissima isola spagnola di La Palma. Le eruzioni di questa mattina sembra che abbiano diviso l'isola in due tronconi, causando la caduta di diversi milioni di tonnellate di roccia nell'oceano. I testimoni dicono che l'impatto nell'Atlantico ha creato un'onda di oltre 150 metri di altezza. La gigantesca onda, a quanto pare, adesso si sta muovendo velocemente verso ovest, vale a dire in direzione della costa orientale americana. La notizia che l'onda potrebbe travolgere New York in meno di 5 ore ha decisamente suscitato reazioni di ogni tipo. Che cos'è? Onda sonora? 3-4 ore? Sì. Mio Dio, no. Ma lei non ha paura di questa onda devastatrice? Insomma, se quello che sta raccontando è vero, che cosa diavolo ci fa ancora qui? È troppo incredibile per essere una storia vera. Quando arriverebbe qua, scusi? Allora non mi resta che infilare il costume da bagno e incrociare le dita. Adesso comincio a credere a questa storia, sa? Alcuni jet sorvolano l'Atlantico nel tentativo di localizzare lo tsunami che gli esperti temono si stia dirigendo verso le coste degli Stati Uniti. Qui Foxtrot Lima 99. Ho appena avvistata. Confermo, ho avvistato l'onda anomala e confermo che si dirige verso ovest. Ripeto, si dirige verso ovest. Alle 11.00 ora locale, un jet americano ha confermato l'avvistamento dello tsunami nel mezzo dell'oceano Atlantico. Apparentemente l'onda ha raggiunto già i 150 metri di altezza e viaggia alla velocità di 800 km all'ora in direzione della costa orientale degli Stati Uniti. Passeggeri del volo UK555 per New York sono pregati di recarsi al banco informazioni. La lunghezza d'onda del normale moto ondoso si misura in metri. Quella di un mega tsunami, però, è di centinaia di chilometri. Questo vuol dire che quando un'onda del normale moto ondoso si abbatte sulla costa, si infrange quasi immediatamente. Quelle del mega tsunami, invece, quando si infrangono sulla costa, aumentano notevolmente la loro altezza, abbattendosi sul litorale con immensa forza distruttiva.